interessante è questa produzione di Holy City. The Holy City è un brano sacro, un inno, e probabilmente queste immagini venivano proiettate e cantate contemporaneamente. Quindi quando si proiettava le immagini si cantava. Ma ci sono anche altre canzoni, in collezione ce ne sono a, tipo Poor Old Joe, che è una specie di blues, un antenato del blues, in cui c'è addirittura il testo, veniva proiettato il testo, quindi vuol dire che in quel momento quindi è proprio in tutti gli aspetti. Qui ha anche vetri scientifici, quindi anche l'uso didattico della lanterna magica, molto più simile non al cinema ma alla proiezione per diapositive o oggi per PowerPoint. Quindi l'Ottocento è il secolo delle grandi conferenze. Noi abbiamo fatto anche un fondo di vetri nato da un signore di Lucano, Calamaderni, che sua madre acquistò da un reverendo anglicano all'inizio del 1900. Quindi la lanterna magica è uno strumento e poi l'uso che se ne fa è poi l'uso che ne facciamo del nostro proiettore, possiamo proiettare o un film o un documentario o quello che vogliamo. Qui altri eventi particolari dei eventi per fantasmagoria, che è una rappresentazione che andava molto, che ebbe grande successo a fine Settecento, per qualche decennio, perché poi viene riproposta anche a metà Ottocento, continua a essere proposta anche a metà Ottocento, però già la gente non la trova più così interessante. Seguirà poi tutto il filone del gotico che nel cinema porterà all'horror, per esempio, e sono spesso spettri, demoni che venivano proiettati, che operava a Parigi appunto a fine Settecento, poco dopo la rivoluzione francese, proiettava queste immagini nei suoi diari e racconta che i suoi primi spettacoli duravano pochi minuti perché la gente scappava terrorizzata da queste proiezioni. Già la proiezione era diffusa, ma non è detto che tutti la conoscevano. La lanterna magica viene, si continua a chiamare magica proprio per questo motivo, perché molte persone non capiscono il principio della proiezione. E Robert nasconde la lanterna magica, proietta l'immagine sul fumo, sul vapore, quindi crea l'effetto che anche a noi ricorda quello del fantasma. Tra i personaggi che fa tra virgolette resuscitare c'è lo spirito di Marat. Insomma, alla fine della rivoluzione francese a Parigi il pubblico rappresenta, cioè, sentire solo il nome e probabilmente vedere qualche immagine. Poi è molto complesso, come tempo francese un Parigi ha uno o due fantoscopiche, non sono anche per le magorie, abbiamo dei pazzetti che si muovono nelle mani, sotto le mani, all'interno della lanterna magica, che non creavano un effetto, e invece che si componevano, perché spesso l'impositore, la lanterna, chiedeva al pubblico, ti vuoi vedere, voglio vedere la mia lanterna che è morta, non era, aveva i capelli lunghi, allora prendeva il volto di una donna, i miei capelli, letteratura di metà Ottocento, ci sono racconti di questa fantasmagoria. Lanterna magica, una pellicola, ecco che cosa nasce, lo vedete lì nel cinema. La pellicola che vedete qui non è ovviamente la pellicola di questa originale, che pellicola, io sposto la lanterna, la lampada dalla fonte luminosa, c'è un obiettivo per i vetri e poi c'è un sistema per far proiettare la pellicola. E quindi è proprio una fase di passaggio, è la lanterna magica e il cinema hanno questo tipo. Anche per gli estranei che andava al cinema, non tanto per vedere la storia, ma per vedere l'invenzione, il cinematografo. Invece registrava un evento, non faceva puntare niente, era un ottimo tutto. Ora possiamo guardare un po' di lanterne magiche. Quella lì era una lanterna magica per la fantasmagoria, non per delle retroproiezioni. Questa era per fantasmagoria, evidentemente per il cammino, perché il cammino in questo caso sono
possibilità anche per proiettare microorganismi, no? Sull'acqua o su altre sostanze, e poi vengono proiettati. Quindi queste sono lanterne magiche appunto per uso scientifico, utilizzate nelle università. Tutte le università, tutte le scuole, dalla fine del 1700 dovevano utilizzare questa fonte di illuminazione, perché in casa era comunque pericoloso. Stavano delle sacche di caucciù e il caucciù è un'ottima gomma naturale, perché insomma le esplosioni potevano essere anche gravi, incendi e sono capitati. Non fate più proiezioni qua? No, non più, l'ultima è stata fatta a Pordenone nel 2010, a volte piccole proiezioni in museo, ma piccoli eventi e pochi vetri e non con la lanterna doppia, ma con una lanterna magica singola. Piccole proiezioni come magari poteva venire nei salotti nel 1800, ma non nei teatri.